sindaco processato, condannato, ciò per cui si incomincia a discutere, dovrà dimettersi, dovrà lasciare il bastone del comando al suo vice, insomma si sono dette tante di quelle cose che hanno incuriosito i cittadini e i nostri telespettatori. Noi che siamo abituati ad andare alla fonte delle informazioni, che cosa abbiamo fatto? Nulla più di quello che si fa normalmente. Abbiamo chiamato il protagonista della vicenda e abbiamo chiesto che cosa avrebbe fatto da qui alle prossime ore. Niente di che, niente di che. Il sindaco è stato sì condannato a 2 anni, ma con pena sospesa. Che cosa vuole significare? Se pena sospesa dà lo spazio di poter continuare a gestire il comune di Sarno, il sindaco non vede perché dovrebbe dimettersi. Se la legge invece vuole che a prescindere deve comunque dimettersi, beh, allora il sindaco ha ripetuto: sono ligio e rispettoso delle leggi, lo farò. Però qualcuno mi dovrà chiarire se pena sospesa significa che io debba dimettermi per forza. E allora noi abbiamo sentito il dovere di informare i nostri telespettatori, la cittadinanza. Bisogna quindi che qualcuno si esprima in merito, nel mentre il sindaco Canfora non si dimetterà, continuerà a gestire la cosa pubblica finché non ci saranno novità in merito, finché non ci sarà qualcuno che gli spieghi che lui deve dimettersi a prescindere dalla pena sospesa oppure no.